Abbiamo voluto insieme a tutti i sindaci della provincia di Lecco questo momento di raccoglimento davanti al Monumento dei Caduti e con la bandiera mezz'asta. Come sappiamo tutti, è un periodo veramente duro, difficile, una prova importante per il nostro paese, per la nostra comunità. L'abbiamo fatto qui al Monumento dei Caduti per ricordare quelle persone, anche della nostra comunità, che in questo periodo purtroppo non ce l'hanno fatta, e per ricordare i loro cari che non li hanno nemmeno potuti abbracciare un'ultima volta. E in questo momento vorrei, insieme a tutta l'amministrazione comunale, anche Don Gianni che è qui con me e poi dirà una preghiera, abbracciare virtualmente tutti i loro cari e anche le persone che ancora sono malate o che stanno in questo momento soffrendo in ospedale. Questo abbraccio virtuale lo vorrei anche mandare a tutti gli operatori sanitari, ai medici, agli infermieri, anche a quelli di Civate, qualcuno anche a Civate, qualcuno di loro purtroppo ha contratto anche il virus, svolgendo la propria mansione, e vorrei mandarlo a tutte le persone che ancora devono lavorare, a quelli che ci stanno garantendo i servizi essenziali, dai servizi pubblici ai supermercati e ai negozi, e anche a quelli, agli operai che stanno lavorando per garantire appunto questi servizi essenziali. È un momento duro, troveremo poi il modo di ricordare le persone che ci hanno lasciato più avanti, in una maniera più degna di questa, però ce la faremo. Il mio augurio a tutti voi e a tutti noi è di tenere ancora duro, di rispettare le regole che ci siamo imposti e usciremo da questa situazione. Grazie a tutti, viva l'Italia! Venite a me, voi tutti che siete affaticati e oppressi, e io vi ristorerò. C'è un salmo che dice questa cura da parte di Dio nei nostri confronti. Il Salmo 22. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Su pascoli erbosi mi fa riposare. Ad acque tranquille mi conduce, mi rinfranca, mi guida per il giusto cammino, per amore del suo nome. Se dovessi camminare in una valle oscura, non temerei alcun male, perché tu sei con me, il tuo bastone e il tuo vincastro mi danno sicurezza. Anche in questa valle oscura che stiamo attraversando, vogliamo avere questa certezza. Tu sei con me. Il tuo bastone mi dà sicurezza. La tua presenza mi dà sicurezza. Preghiamo. Padre di misericordia e Dio di ogni consolazione, che ci ami di eterno amore e trasformi l'ombra della morte in aurora di vita, guarda questi tuoi fedeli che gemono nella prova. Sii tu, oh Signore, nostro rifugio e conforto, perché dal lutto e dal dolore siamo sollevati alla luce e alla pace della tua presenza. Ascolta la preghiera che ti rivolgiamo nel nome del tuo Figlio, nostro Signore, lui che morendo ha distrutto la morte e risorgendo ci ha ridato la vita. Fa che al termine dei nostri giorni possiamo andare incontro a Lui per riunirci ai nostri fratelli in una gioia senza fine, là dove ogni lacrima sarà asciugata e i nostri occhi contempleranno il tuo volto. Per Cristo nostro Signore. Amen. Questi nostri fratelli defunti e tutti i defunti in Cristo, per la misericordia di Dio, riposino in pace. Amen.